creatività, il piacere di stare assieme, il rispetto di alcune regole che sempre sono necessarie quando si lavora in gruppo, ed aumentare la loro autostima, perché si sono ritrovati ad esporsi stasera in modo particolare nei confronti degli altri ed oggi di un pubblico numeroso. Il mio primo grazie va agli insegnanti, perché loro hanno veramente dato tempo, investito creatività, professionalità, fantasia per svilupparlo al meglio. E poi vi chiedo un applauso di incoraggiamento per i bambini, perché sono davvero i protagonisti di questa serata. All'inizio lo spettacolo di Pinocchio. Ieri è stata una giornata terribile, da dimenticare. L'esercizio di matematica era difficilissimo, impossibile. Non ho capito un'acca. Vabbè, faceva paura. Poi ho litigato con Sara, la mia migliore amica. Spero che faremo pace in fretta, altrimenti non mi regalerà più un po' della sua merenda, sempre super buono. Poi sono tornato a casa, un po' cupo, e la sera, per consolarmi, ho ripescato in libreria il mio vecchio libro di Pinocchio, che la mamma mi leggeva sempre la sera quando ero triste. Ad un certo punto le palpebre sono diventate pesanti e mi sono addormentato. Quel monello di Pinocchio è entrato nel mio sogno e, visto che ero un po' scombussolato, ha fatto un gran mistero di tutti i personaggi. Si è evitato questo e quello. E alla fine Pinocchio era tutta un'altra storia. Thank you.
sarebbe tanto bravo, però se conti delle stasette, chissà dov'è, starà male? Non so che pensare, sarà meglio di fare un po' progetto. Che cosa bisogna fare per farmi capire che devi stare attento e ascoltare la sua coscienza? Io ci ho provato, ma non mi ha più trincato ed è uscito. Bisogna andare a cercarlo, voleva andarsi in giro. Andiamo, papà. Grazie, grazie. Ciao, vicino.
sa mio babbo, la maestra, sono occupato per loro. Tutto quello che sanno fare. Vedi per te, io pure. No, dai, aspetta, forse posso fare un po' di strada con te. Tanto non mi sono perso. No! Good guy, man! Alright, let's go.
tutti presenti, vi ringraziamo tanto per aver assistito al nostro spettacolo. Noi ci abbiamo messo tanto impegno e speriamo proprio che vi sia piaciuto. E in particolare a Francesca, Irene, Mariano, Chiara Grasso per le scenografie. Marion per gli accessori di scena. Alle maestre Claudia Martinelli, Lorella, Sara Ciarmatori, Michela che hanno contribuito alla realizzazione. Armatori alle luci. Al maestro Andrea Bombardelli per la direzione dell'occhio di bue. Alle maestre Claudia, Patrizia, Rosangela e Martina delle classi quinte per la preparazione alla recita e per la direzione. Quarte A, B, C per il coro. Alla maestra Stefania, Chiara Giannini e Noemi per la direzione del coro delle quarte. Alla mamma Doriana per il trucco. Ai bambini delle classi quinte che hanno recitato con tanto impegno.